Una vita da social è una campagna educativa itinerante che si pone l'obiettivo di mettere in guardia i ragazzi rispetto ai potenziali pericoli che si annidano nella rete di internet. La pedofilia, il cyberbullismo e la violazione della privacy sono solo alcuni dei rischi che si corrono quando si naviga sui social network. Nell'aula didattica allestita in piazza Andrea di Sernia, gli alunni delle scuole coinvolte in questa iniziativa hanno assistito con molto interesse alle lezioni tenute dagli esperti della polizia postale. Il mondo virtuale non è separato dal mondo reale. Dietro un computer c'è sempre qualcun altro, quindi è chiaro che i ragazzi devono fare molta attenzione quando navigano, soprattutto se hanno contatti con altre persone, perché spesso le persone che sono dietro l'altro schermo non sono sempre quelle che si aspetta di incontrare. Non dare confidenza agli sconosciuti, utilizzare i loro cellulari in modo appropriato, tutti quanti oramai hanno uno smartphone. Attenzione alle foto che fate e alle condivisioni, le foto sono, potrebbero essere a contenuto eh, pedopornografico: nel senso, se un minore si fa una foto e la condivide con altre persone va a commettere un reato, lo stesso reato chi le detiene. Rendere la rete sempre più sicura è diventato un obbligo, anche alla luce dei recenti e gravissimi episodi di cronaca causati dall'uso distorto delle nuove tecnologie. Alcuni dati rendono l'idea. Solo in Molise, nel 2014, la Polizia Postale ha oscurato una trentina di siti web, ha effettuato numerose indagini sui tentativi di adescamento online, effettuato diverse perquisizioni e accertato quasi 200 casi di truffa. E la situazione non si discosta molto da quella che è la situazione nel panorama nazionale. È un che merita tutta la nostra attenzione perché è in via di continua evoluzione e espone i minori a rischi eh, che spesso i minori stessi non, non conoscono quali sono le conseguenze di azioni e il disvalore delle loro azioni. Per cui è importante questa opera di, di formazione, di informazione, di prevenzione, proprio per far sì che eh, si eviti che il minore incorra magari inconsapevolmente in situazioni o o metta in atto dei comportamenti che possano pregiudicare il loro futuro.